Buongiorno a tutti, sto andando a Cinecittà che devo fare un provino con una regista e scrittrice che ha scritto un libro che è diventato un best seller, molto carino. Io odio fare i provini, per questo ho iniziato a fare regia. Allora, il provino è andato molto bene, sono piaciuto molto alla regista e scrittrice Marilou. Il film sembra molto interessante, è tratto appunto dal suo primo libro che ha scritto nel 2011. È la storia di questo gruppo di ragazze che scrive, universitarie di Milano, che scrive un diario di tutte le loro prestazioni sessuali. E io faccio il ruolo di un poliziotto che si innamora poi di una delle protagoniste, che alla fine rimarrà senza gambe per un incidente. Guardate che macchina! Senza macchina questo, eh? Sto andando alla conferenza stampa del film L'ultima onda di Bonetti con la Solarino, Francesco Montanari, e al cinema Barberini, quindi ne approfitto per fare due passi a piedi. Il film è distribuito da L'Ipnotica e la Saturnia, che sono le produzioni che stanno anche distribuendo e producendo il film The Follower. Vado al cinema Barberini. Allora, intanto grazie a tutte le persone che sono intervenute. Io qui, questa è la seconda volta in 20 giorni, perché il 10 maggio è uscita un'altra opera prima nostra e abbiamo fatto sempre la conferenza stampa e poi l'anteprima. L'anteprima invece del film di Massimo ci sarà il 25, nelle sale esce il 24, un giorno prima. E sì, quando mi è stato chiesto di distribuire insieme al mio partner e socio Alberto De Venezia la pellicola di Massimo Bonetti, che conosco fra l'altro come da tanto tempo, come un bravissimo attore e un regista che ha dimostrato oggi veramente di essere molto ma molto valido, perché comunque La Settima Onda è un film un po' particolare, pieno di emozioni, e non tutti i distributori si sentono sempre a distribuire questi film così pieni di emozioni, soprattutto all'opera prima. E invece, appena l'ho visto, ho chiamato Alberto, io ho detto distribuiamolo, e quindi con le nostre piccole forze cercheremo di portarlo in tutte le sale italiane. Grazie. Progetto. Grazie per essere venuti. Particolare e strano. Da lì quello fu poi lo spettacolo del film. Poi io, per raccontare l'emozione di quell'incontro, ho dovuto sceneggiare, incastonare una storia. Vorrei ringraziare tante persone, ma il tempo è sempre poco, quindi vorrei lasciare innanzitutto la parola. Sì, ho avuto un crollo ultimamente. No, diciamo, tra l'altro Massimo è stato in qualche modo sul precursore, quello che ha avuto, che l'ha aiutato all'inizio, ti ricordi? Prima cosa che ha fatto in televisione era Franco Rossi, storia dell'amore e dell'amicizia. Io ero molto amico di Franco Rossi, ho fatto l'Eneide, ho fatto Giovinezza Giovinezza. È sempre comunque un oggetto misterioso che sta là, fermo e osserva. Inside.
c'ho una fame pazzesca. Meno male che a queste conferenze stampa si mangia. C'è questo signore che sembrava morto, ho dovuto chiamare l'ambulanza, è arrivata anche la polizia. Schioppatoni. Sono operato, sì, c'ho un ginocchio. Quasi vi faccio il film. Stavo proprio a parlare di questo. Mr. Gerard, ma che fine hai fatto? Tecno oggi, seratone tecno. In quale parte della terra piatta sei stato? Che ne pensi del mio ginocchio? Non mi chiedete Gerard niente, ragazzi. Ok, e questo è il nostro obiettivo. Poi se lo becchiamo meglio ancora. Ok? Entra. Però se lo fai per la paura di essere scoperta. Dov'è sto graziosissima maestà di Danimarca? Rifalla. Ti ho detto fai per la paura di essere scoperta. Dov'è sua graziosissima maestà di Danimarca? Ofelia, come va? Come farò fra tanti a distinguere il mio innamorato dal bordone dei sandali o dal cappello di conchiglio ornato? Andando a fare una partita a calciotto con tutti i membri della produzione ipnotica e della Saturnia. Andrew. Vince. Mi hanno detto che non è italiano, giusto? Lei di dov'è? Di dov'è lei? Io sono brasiliera, sono del Portogallo, Brasil, Portogallo. Ah, come mai in Italia? Sto in Italia perché vou trabalhar un pochino. Conhecer um garoto, um ninho, com uma massa grande, uma casa grande. Muito grande. Um cazzo também grande. Ah, quindi c'è anche del sentimento che la lega a questo paese. Non entendo bem italiano, non entendo bem. Che cosa le piace dell'Italia? La pasta. E basta? La pasta e basta.